Buongiorno! Porterò sfiga a aprire un ombrello in casa. È un parasole, però. Ce l'ho da una vita e dovrei usarlo molto di più di quanto lo uso. Ciao a tutti, io sono Shanti e benvenuti in questo nuovo video. Io ve l'avevo anticipato, io farò su questo canale qualsiasi cosa io abbia voglia di fare sul momento, senza mettermi in particolari piani o regole. E oggi era questo. Ho passato gli ultimi mesi a accumulare corsetti e quindi mi sono detta perché non farvi vedere un po' tutto quello che ho scelto, come mai, da chi. Non è, diciamo, una guida omnicomprensiva all'acquisto di corsetti, però può essere magari un'ispirazione per qualcuno che vuole cominciare e non sa da che parte muoversi. Io sono da un lato felicissima perché i corsetti hanno ricominciato ad andare di moda, non so se è stato Bridgerton che sicuramente ha riportato un pochino in auge, proprio alle masse, una moda che è. Chiamarla retro non basta perché si va parecchio più indietro, ma secondo me quello ha fatto scattare un po' anche l'idea del corsetto. Sono contenta perché è molto più facile trovare cose, dato che va più di moda, ci sono molti più corsettari che vendono le proprie creazioni. Mi dispiace un po', ovviamente, perché non è più magari di nicchia come prima, ma questa sono io che sono un nenna tipo 4 e vorrei essere sempre speciale e vorrei che nessuno fosse come me. Quindi facciamo finta che questa cosa non esista. Rimane comunque una cosa relativamente di nicchia, non conosco molte persone che mettono corsetti. Che poi è una cosa che io in realtà amo e adoro da sempre, cioè mi ricordo tipo alle medie con mia madre in un negozio di vestiti dove c'erano questi toppini fatti finti corsetti, di qualità pessima, tutti tipo super plasticosi, shiny. E io disperata perché non riuscivo a scegliere tra due colori e l'ho pregata in tutte le lingue del mondo per prendermeli tutti e due. Lei, che carina, ha ceduto. Non ce li ho più da farvi vedere perché alla fine facevano troppo schifo e negli anni ho capito che non andavano bene. Però questo video è in onore di quella Shanti adolescente che ancora non capiva bene cosa, ma sapeva che cosa voleva nel suo cuore. Direi di cominciare a farvi vedere. Allora, innanzitutto siamo davanti al mio armadio, la cosa mi rende molto felice. Ho un intero cassetto dedicato ai miei corsetti, che ho la sensazione che tra un po' non basterà più, ma per ora basta. Il primo vero che io abbia mai avuto è lui. In realtà questo non è un corsetto intero, viene definito underbust. Si dice underbust, sottoseno, mezzo corsetto. Sta di fatto che si mette sotto il seno, serve a stringere la parte sotto, che è forse una cosa che non consiglio a chi ha tantissimo seno, perché fa sembrare tutto ancora più. Pff, a meno che non vi piaccia quell'effetto lì. A me piace invece comprimermi e fare finta che di essere più piatta e far uscire tutto da sopra, ma questo è un effetto estetico che piace a me. Però in realtà questo corsetto è meraviglioso, la fattura è incredibile. Vi lascerò poi tutti i riferimenti delle persone da cui ho preso questi corsetti qua sotto. In questo caso si tratta di Celeste, cercate la taglierà di Alice su Instagram. Lei è proprio costumista e abbiamo fatto questa collaborazione ormai l'anno scorso, credo. Lei ha fatto questa serie di corsetti con tutta una bellissima storia dietro che vi invito a andare a indagare sul suo profilo. E questo era quello che lei aveva pensato per me. Mi piace tanto questa combinazione di tipo carta da zucchero e oro, questo fiocco in mezzo è stupendo, è veramente meraviglioso. Sono forse un po' in difficoltà su con che cosa metterlo, perché ovviamente non posso metterlo da solo. Non ho ancora trovato tipo il vestito o la camicia perfetta da mettere sotto. Sono alla ricerca, ma lui se lo merita. A tal proposito, i corsetti possono essere indossati in realtà in tanti modi, cioè come io faccio in questo momento, quindi senza nient'altro sotto, oppure appunto con qualcosa sotto che può essere un vestito, una maglietta, una camicia, si possono sovrapporre veramente in qualsiasi modo uno voglia, cioè uno può anche mettere i jeans sotto, non è obbligatorio fare una cosa appunto, cioè lo si può modernizzare. A me piace particolarmente questo effetto perché ho sempre paura mettendo qualcosa sotto di sembrare più larga, però in realtà questo è quello meno igienico perché i corsetti spesso, soprattutto quelli fatti a mano con una certa cura dietro, sono molto delicati, non li puoi semplicemente buttare nella lavatrice a lavare. Da pulire sono un po' complessi e quindi essere direttamente a contatto con le nostre ascelle non è il massimo. Detto questo, io me ne sbatto e capirò un giorno poi come pulirli, però sappiatelo. Poi, sempre una collaborazione perché mi è stato regalato anche questo, c'è lui che è veramente molto molto figo. Vi devo leggere il nome perché non lo so dire. Si tratta di una pagina ucraina che si chiama Proizvods Cool. Ve lo scrivo anche qua. Fanno delle cose veramente stra interessanti con queste stoffe, con delle stampe,
con tipo dei quadri famosi e è veramente fichissimo. Ormai ce ne sono diversi che usano appunto tipo quadri famosi o stampe. Alcuni li fanno così, penso che in questo caso siano stampati da loro, altri usano ad esempio dei stoffa di recupero, la maggior parte sono tipo stoffe di recupero, tipo dei pannelli o delle tende o adesso non mi viene la parola, però ecco, vengono utilizzati per fare i corsetti. In questo caso appunto non penso che sia materiale di recupero, ma non voglio dire assurdità. No, qua c'è scritto upcycle, allora forse sì. Però ecco, è veramente strabello, ha un look un pochino più dark rispetto agli altri che ho, ma vorrei tanto un corsetto nero. Non so perché non ho ancora preso un corsetto nero. È indispensabile avere un corsetto nero. Questo è anche relativamente facile da mettere, perché, altra questione, chiuderseli da soli non è sempre ovvio. Vi farò vedere i retro di tutti i corsetti. Alcuni sono un po' più facili, alcuni un po' meno. Questo ha pochi anelli, non so, adesso non mi ricordo i nomi tecnici, ma non ci vuole troppo a metterlo. Io praticamente lo metto al contrario, me lo chiudo da davanti e poi lo giro. Però ci vuole un po', cioè se siete di fretta non riuscirete a mettere un corsetto. Mi è già capitato e non ve lo consiglio. Sempre con questi effetti un pochino tipo stampa, eccetera, c'è Sasa Official, anche qua appunto con materiali riciclati che fa delle cose simili se vi piace il genere. Non ho ancora preso da loro perché sono molto costosi, però secondo me valgono veramente tanto la pena perché sono troppo belli. Questo qua mi sembrava che fosse in una cifra un pochino più abbordabile rispetto agli altri. Mentre quello di prima di Celeste, non conosco i suoi prezzi, ma scrivetele perché è veramente super carina e super brava e sono sicura che accontenterà tutte le vostre richieste. Tra l'altro, e penso che questo sia uno di quelli, vi faccio vedere, alcuni sono fatti in modo da essere utilizzabili anche dall'altro lato, quindi probabilmente io questo non ho mai provato, ma dovrebbe essere possibile indossarlo anche al contrario, quindi avere questa versione satinata beige, molto bello. Alla fine è come avere due corsetti in uno, che è molto comodo visto quello che costano di solito. Poi Lina. Lina è una ragazza adorabile inglese che lavora tutto con stoffe recuperate, quindi è assolutamente sostenibile, slow fashion. Proprio per questo, quando uno fa un acquisto di questo tipo, deve calcolare sia le tempistiche, quindi questo ci ha messo un po' ad arrivare, perché lei apre i suoi slot, diciamo, ogni tot settimane e ci mette un po' poi a fare tutti gli ordini che le arrivano. L'ho indossato ultimamente a Milano, se recupero la foto ve la faccio vedere, con una gonna blu dello stesso colore, secondo me era veramente molto bello l'effetto. Anche qua relativamente fattibile la chiusura, ci sono un pochino, è un po' più lunga però la si fa. I corsetti sono a volte semplicemente una sorta di fascia sotto, a volte hanno le spalline, come in questo caso. Di solito sono c'è un nastro anche qua dove si possono chiudere. Questi qua di Lina hanno proprio delle grosse ciocche qua che uno si chiude sulle spalle, così. E mi piace tantissimo come i pannelli qua facciano proprio questo effetto che ha proprio una bella forma, secondo me, sul corpo. Niente, questo qua è molto versatile anche perché è un pochino più piccolino e quindi è molto. So già che lo userò tantissimo. E poi Lina è veramente una ragazza super cara, super adorabile, quindi sostenetela, fatelo per me. Poi, direi di parlare di loro, lui e lui. Loro sono di una ragazza che si chiama Fenuala Belle, o comunque su Instagram è così. Non so se è il suo nome da stilista o il suo nome vero, però insomma, anche in questo caso lei usa per fare i corsetti le stoffe che trova, che recupera. Trovo che abbiano delle forme veramente belle. Sono tra tutti una delle forme che mi piace di più, come mi sta addosso. E questo velluto è così morbido, vorrei stare a toccarmi la pancia per tutto il giorno. Da lei ne ho presi due, quindi questo qua azzurrino, color, sì, diciamo acqua, e questo qua un pochino più scuro, con questa stoffa verde e i pannelli di velluto verde ai lati. Questo è un pochino più difficile da chiudere, però in realtà, cioè anche qua è solo questione di avere pazienza. Quando c'è Alberto in casa me lo faccio chiudere da lui, perché ovviamente si fa prima, se hai qualcuno che te lo chiude. Mi servirebbe tipo un domestico, una domestica, qualcuno che mi veste la mattina. Welcome to 2021. Però ecco, mi piacciono veramente tantissimo. Sono veramente realizzati super super bene, sono veramente top notch e trovo che i suoi rapporto qualità-prezzo siano uno di quelli che vale più la pena, perché hanno dei prezzi ancora accessibili rispetto ad altri che costano di più, cioè gli ultimi che vi farò vedere. Poi lei è veramente anche lei super carina, ve la consiglio veramente tanto. Quale preferite dei due colori? Non lo so, perché tirano fuori parti diverse di me, no? Questo è un pochino più dark, questo qua è un pochino più innocente. Non lo so. Tra l'altro mi sono resa conto di aver scelto tutti dei colori un po' simili, tipo. Ho ucciso il telefono. Tipo beigiolini, verdini, bluini. Mi servono tipo dei rosa, dei rossi. Sì,
Devo capire. Ho bisogno di tutto l'arcobaleno adesso. I penultimi che vi faccio vedere sono di Rachel Erin, che ho scoperto per la prima volta, penso, su Pinterest. Cercando corsetti è facile incappare in immagini con i suoi corsetti, perché fa delle cose spaziali. Ne ho presi due perché non riuscivo a decidermi tra due colori. 15 anni dopo non cambia nulla, sempre indecisa tra i colori dei corsetti. Ho preso questa versione beigiolina crema, e questa versione tipo verde bottiglia, questo qua è forse il più scuro che ho. Questi sono abbastanza facili da chiudere perché non hanno i classici anelli e hanno soltanto 4 buchi, quindi è abbastanza facile, cioè sono forse i più semplici da mettere tra tutti. Questi sono i più costosi che io abbia preso. Meritano un costo così alto? Sni, nel senso che sono sicuramente fatti molto bene. La forma è forse quella che mi piace di più. C'è qualcosa di sensuale in loro, cioè ha una forma che mi stuzzica, cioè non lo so, la scollatura è un pochino più profonda, c'è qualcosa di che mi fa sentire subito tipo in una serie come Versailles o The Borgias, intrighi a corte, fughe durante la notte a vedere il mio amante, cose di questo tipo. Quindi a livello emotivo vi dico di sì, però in realtà sono veramente parecchio più costosi degli altri e quindi non lo so, dipende qual è la vostra priorità. Cavolo, veramente tutti i colori simili, sono proprio una sciocca. E fate attenzione perché ho pagato comunque doganda per tutto. E non poca. Quindi se tenete conto di questa cosa. Forse vale la pena dare la priorità a magari delle artiste o artisti italiani. Quindi la prima ragazza Celeste. Vi consiglio Ala Ovest Costumery, credo che fosse. Non ho ancora nulla di suo, ma faremo a breve una collaborazione. Lei è un tesoro e fa delle cose fighissime, quindi anche lei è italiana. E l'ultimo che vi faccio vedere è anche di una ragazza italiana, che è lui, che cioè questo è la mia armatura, è il mio pezzo da 90. Spero che renda in camera perché abbiamo fatto questo progetto insieme dove ho scelto la stoffa, il modello, proprio lei è Camilla. La trovate come Costumilla su Instagram e ha voluto proprio creare il mio corsetto da sogno e ci è riuscita perché è spaziale, cioè nel senso, a differenza degli altri, questo qua è tutto steccato. Quindi i corsetti si fanno con delle stecche, no? Perché il corsetto ti deve stringere, deve tenerti dritta. L'idea è creare una forma precisa, no? Però gli altri, adesso non mi ricordo la terminologia, però non è tutto steccato. Cioè tipo stecca, spazio, stecca. Questo qua è tutto steccato, tranne dietro, se non sbaglio, un pochino, per permettere del movimento. E quindi è un'armatura, cioè è arrivata, io l'ho tirata su e ho detto, ma quanto pesa? E quindi, però è fighissimo e trovo che la stoffa sia incredibile con questo effetto un po' dorato, argentato che si mescola è pazzesco. E tra l'altro Camilla è anche una mia studentessa della Insta Creator Academy, che è il corso dedicato a Instagram che ho creato quest'anno insieme ad Alberto. È una nostra studentessa e quindi niente, non vedo l'ora che cominci e invadetela già di ordini perché così le date del lavoro. Strabrava, quindi sono molto fiera di lei. Tra l'altro, pensando anche a livello economico, non so i prezzi di Celeste, la prima ragazza, e di Camilla, ma guardando quelli di Ala Ovest, che si chiama Chiara, tra l'altro il suo nome è Chiara, però la trovate come Ala Ovest. Lei ho visto che ha messo in vendita dei corsetti un pochino più semplici, quindi ecco, non tutti super steccati, un po' più semplici a dei prezzi molto più abbordabili rispetto alle ragazze appunto inglesi o americane che a buona ragione si fanno pagare magari un pochino di più, sono magari anche dei pezzi un pochino più complessi, però il mio consiglio è se volete farvi un regalo, chiedere un regalo, spulciate tutte le pagine. Io vi metto tutto quanto qua sotto, tutti quelli che ho nominato, più qualcuno, qualche pagina che io seguo, da cui non ho ancora acquistato, e valutate un po' i modelli, le stoffe, i colori. La maggior parte di queste cose comunque sono altamente personalizzabili perché sono tutte persone singole che fanno le cose a mano, quindi spesso se chiedete delle modifiche sono tutti molto disponibili per farle. Quindi ecco, è sicuramente un investimento perché non è una maglietta a 10 euro da H&M, però se è qualcosa che vi piace è sicuramente un pezzo che vi fa sentire proprio catapultati indietro nel tempo e poche cose mi fanno sentire più in pace con me stessa, nel mio spazio, come indossare un corsetto. E quindi per me vale la pena, poi ovviamente ognuno decide in cosa investire i propri soldi, ognuno le sue passioni, e questa è una delle mie. Per ridere c'era l'idea di modificare tutti i miei nomi sui social con topetti e corsetti, perché in effetti è molto rappresentativo delle cose che mi piacciono. Topetti e corsetti, è carino, dai. Devo usarlo da qualche parte. Niente, questo
questa era una piccola panoramica della mia piccola collezione per adesso. Chissà, magari un giorno tipo avrò 500 corsetti e riguarderò con nostalgia questo video dicendo: "Oh, quando avevo appena cominciato". Vi immaginate? Spero di essere stata più o meno chiara, più o meno utile. Magari qualcuno voleva sapere i prezzi dei corsetti proprio in maniera dettagliata. Preferisco non farlo, anche perché non voglio che la gente mi faccia i conti in tasca, è una cosa un po' noiosa che succede sempre online, quindi. E per il resto fate attenzione quando vi misurate, perché io tendo sempre a dare misure molto strette e poi a pentirmi perché le cose non mi vanno. No, diciamo che rispetto alle misure che io ho dato, ho molto spazio dietro, che non so se è normale oppure no, però ecco. Quando vi misurate, non stringete già, cercate di stare molto morbidi quando misurate, tanto tendenzialmente quando vi fanno un corsetto tolgono già 1-2 centimetri, soprattutto di seno e di vita, per fare l'effetto un pochino più squizzato e quindi state morbidi con le misurazioni, consiglio personale, mano sul cuore. Però ecco, alla fine il bello è che se anche uno dimagrisce o ingrassa un po', con i lacci c'è modo di giostrarsela un pochino e quindi non è la fine del mondo. Se siete curiosi di vedere come abbino questi corsetti, seguitemi su Instagram perché le cose stanno un po' per cambiare. Il mio profilo sta per prendere un po' una direzione un po' più artistica. Questo è il piano, poi vedremo. E sicuramente tutti i miei corsetti verranno immortalati più e più volte. Quindi, se l'idea vi piace, seguitemi lì, mi farebbe molto piacere. E tra poco arriva la tempesta, quindi è il caso di salutarvi e andare a chiudere tutte le finestre della casa. Noi ci vediamo la settimana prossima e io vi auguro una magica, magica giornata. Ciao! Dimmi quando. Vai. Non la metterai.